Con una grande affluenza di pubblico è stato presentato presso la casa editrice Largo Libro ad Agropoli il libro Emily Dickinson, Il sogno del diavolo, della scrittrice Milena Esposito. Il libro, impreziosito dalle opere di Roberto Rinaldi, si pone all'attenzione dei lettori e della lettrice come un'opera originale e unica. Milena Esposito narra con gran garbo la vita, la poetica e la visione ultraterrena della poetessa americana che ha gradualmente scelto la solitudine, la poesia e la disciplina come compagne e confidenti. E questo è un libro completamente diverso da ogni altro sulla vita di Emily, che parte dalla lettura del suo cielo natale, scritto da Tommaso Enrico, indaga il suo archetipo, i suoi amori, le sue paure, le piccole gioie e ripercorrendo tutta la sua vita, attraversando senza esitazioni la morte e l'accompagna oltre l'eternità. Il libro che presento è un saggio critico su Emily Dickinson. L'ho scritto io, però in realtà nasce anche dalla collaborazione con Tommaso Enrico, che ha curato Il cielo natale di Emily Dickinson, con Roberto Rinaldi, che ha illustrato le sue poesie, e con Nicola Vacca, che ha curato la prefazione al libro. È un libro che parla della più grande poetessa dell'Ottocento americano, un libro che ho scritto dedicando veramente molto tempo della mia vita e che mi dà grande soddisfazione stasera poterlo presentare proprio qui ad Agropoli, a Largo Libro, che è il luogo dove noi svolgiamo la nostra attività culturale. Perché la scelta di parlare di questa autrice? Perché Emily Dickinson è un'autrice importante per comprendere non solo la poesia e quanto la poesia possa essere fondamentale nell'esistenza di ognuno di noi, ma perché Emily Dickinson apre una porta per farci entrare nel mondo della considerazione di quello che noi oggi siamo diventati rispetto a quello che noi eravamo nell'Ottocento, e ci fa rendere conto di come l'importante non è noi siamo nel post-consumismo, noi adesso veramente siamo in un periodo in cui c'è il troppo pieno. Emily invece, con la sua vita e con la sua poetica, ci ha insegnato a rendere le cose quanto più semplici possibile, più essenziali possibili. Nelle piccole cose c'è il segreto. Ecco, questo ci insegna Emily, e quindi secondo me oggi è importante fermarci insieme a fare questa considerazione: da dove veniamo, dove stiamo andando. Per chi volesse leggerlo, oltre a trovarlo a Largo Libro di Agropoli, dove può recuperarlo? Allora, lo trova facilmente online, Emily Dickinson, Il sogno del diavolo, e lo può acquistare da in qualsiasi punto d'Italia. Le spese di spedizione sono incluse, quindi veramente è semplice, basta un click e il libro viene spedito direttamente a casa. Oppure può acquistarlo da noi, anche per il piacere di incontrarci, o richiederlo presso qualsiasi libreria italiana, chiaramente sarà spedito. Dopo la presentazione è stato rappresentato presso il Salottino di Argo, luogo noto ad Agropoli per il fermento culturale, il monologo teatrale curato dalla regista Bianca Rosa di Ruocco, interpretato da Giusy Paolillo, con accompagnamento musicale dell'arpa celtica di Antonietta di Sessa. Non mi fa parlare da sola, o meglio mi dice, non vedi Emily, non c'è nessuno che parla con te, la stanza è vuota Emily. Perché non vai a giocare con Vinny? A 10 anni mio padre mi ha insegnato a leggere l'orologio. Ed io ho il terrore che lui possa chiedermi l'ora da un momento all'altro. Ed io non so rispondere. Così mi metto al pianoforte e suono Il sogno del diavolo. Fatto notare il colore viola delle colline. Mio fratello mi ha portata nel pollaio per interrogare il signor Gallo. Poi mi ha detto che non si può andare avanti sempre a portare quelle piante e quegli animali.